Buongiorno amici lontani e vicini, siamo al comune di Lipari dove stamane è stata presentata la manifestazione organizzata per l'appunto dalla Giunta Giorgianni insieme al club Meligunis di Lipari e alla FIPAP e anche alla circoscrizione di Vulcano che prenderà il via domani e proseguirà anche domenica appunto nell'isola delle Eolie. Si tratta della prima edizione di Beach Volley. L'altra volta insomma era stata preannunciata, adesso si può dire è realtà. Vi presento gli ospiti, sono Alessandro Zurro che è il consigliere regionale della FIPAP e poi Massimo Viviano, tecnico del club Meligunis, e Angelo Messina che è il vicepresidente della circoscrizione. Allora consigliere Zurro, dicevamo, diventa realtà quindi questa manifestazione? Proprio così, come promesso siamo qui a distanza di qualche mese, invece di presentare una tappa indoor, questa volta siamo sul beach, la cornice sempre fantastica delle isole, questa volta invece Lipari abbiamo scelto Vulcano, dove c'è il tramonto più bello diciamo delle isole Eolie. Proprio sì, due giorni di beach, inizierà sabato e concluderà domenica con la finale, finale che ovviamente uscirà un campione regionale, due campionesse regionale. Saranno presenti diciamo delle teste di serie, ci sarà la campionessa nazionale e anche la vice campionessa nazionale, quindi diciamo due giorni di spettacolo in una cornice fantastica. Ecco, questa è una tappa diciamo, no? Di questa manifestazione, però l'obiettivo è di far diventare l'iniziativa sportiva un punto di riferimento annuale che possa anche avere una valenza nazionale, no? Giusta osservazione, noi diciamo stiamo testando tutta la macchina organizzativa e anche la location che è un po' particolare per portare un altro anno diciamo una tappa internazionale di beach volley. Veniamo a Massimo Viviano, mister. Per voi è un riconoscimento, no? Essere riusciti come club Meligunis a portare a Vulcano, quindi alle Eolie, questa manifestazione. Ma è sicuramente un motivo di vanto per noi, siamo orgogliosi di essere riusciti a tanto, ma indubbiamente era un nostro sogno, come abbiamo realizzato quello di portare un campionato indoor che è stata la finale del 18 a maggio, anche questo abbiamo buttato giù l'idea insieme ad Alessandro qualche mese fa e adesso è diventata realtà. Una stagione, come è stato scritto, da ricordare, no? Per voi, quella di quest'anno? Sicuramente sì, perché tra campionato e l'organizzazione di queste manifestazioni è stato un anno ricco, faticoso sì, perché organizzare tutto questo costa tanto, non solo economicamente ma anche fisicamente, ma credo che alla fine sono grande soddisfazione. Veniamo al vicepresidente della circoscrizione Angelo Messina, fra l'altro prima intervista rilasciata al notiziario delle Eolie online. E allora vicepresidente, per Vulcano questa manifestazione cosa può rappresentare? È importantissima soprattutto perché è un punto di incontro per come le manifestazioni sportive e perché ci va a promuovere il nostro territorio al di fuori delle nostre isole. È molto importante perché è una tappa fondamentale, perché non si è mai avuto qua nelle isole una tappa del beach volley, la finale regionale, e che quindi è un successo per questa amministrazione che sta tentando in tutti i modi di promuovere le nostre isole. Quindi a Vulcano avremo durante queste due giornate una concentrazione di atleti e di persone, di pubblico, sullo scenario bellissimo della spiaggia delle Sabbie Nere, e che noi puntualmente stiamo attrezzando e stiamo cercando di diciamo insieme di collaborare con l'aiuto di privati e di altre persone per rendere possibile questa manifestazione e riuscire in questo evento. Quindi questo è un banco di prova. Se tutto va bene, se lo vorranno, potremmo avere anche una tappa internazionale. L'isola è pronta per accogliere tutti i partecipanti? Che condizioni è? Sicuramente è pronta, perché l'isola diciamo che vive il suo momento di gloria nell'estate. E il turismo quest'anno purtroppo come dappertutto non è al massimo, però l'isola diciamo le persone si stanno attrezzando, gli albergatori, i ristoratori, diciamo che in questo momento l'isola è pronta per accogliere il turismo e magari ne venissero anche di più di quelli che
che ci sono. Si svolgerà alle Sabbie Nere però c'è anche in una parte della spiaggia il problema che il litorale rischia di essere inghiottito dal mare. La circoscrizione si sta muovendo per sollecitare la regione, così come per esempio ha fatto Peppino Muscarà, o è stato lasciato da solo? E allora la circoscrizione di Vulcano insieme all'amministrazione sta già da tempo aveva segnalato questo problema. L'amministrazione comunale ha già informato gli organi regionali che già stanno predisponendo tutte le, diciamo, le procedure per avere un rifacimento. La circoscrizione è sempre lì pronta in ogni momento a segnalare l'amministrazione. Un piccolo intervento che già si è fatto, diciamo, sulla sabbia per spostare la sabbia verso mare è stato fatto. Invece il grosso verrà fatto circa il mese di ottobre, quando verrà spostata la maggior parte della sabbia, però parliamo sempre del lato nord delle Sabbie Nere, verso mare. E il lato che interessa, diciamo, maggiormente l'erosione è la parte sud della spiaggia, che va dal Hotel Conti fino all'Hotel Mari del Sud, dove c'è l'erosione abbastanza evidente. Lì stiamo cercando di fare, però purtroppo i tempi non sono quelli, diciamo, che vorremmo, perché ogni amministrazione ha i suoi tempi, ci sono di mezzo permessi e altre cose, però sicuramente ci stiamo muovendo in tal senso. Bene, abbiamo completato, ringraziamo i nostri ospiti Alessandro Zurro, Massimo Viviano e Angelo Messina. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci.